Tra l'altro noi siamo Blair Cult, ma Blair è un neomelodico napoletano. Esatto. Guarda, io sono un amante di Eddie. Nella finissima, perfetta. Ah, quindi a Capoeira. Esatto. Una dimostrazione. È vedere Tiziano che usa le persone durante per fare il kickflip. Però posto lo schietto usa le persone. Giusto, che la famosa foto di lui a Venezia al Corre che ragazza. È vero, è vero. E ho visto che la gente si piava a pizze, però si divertiva. E ho visto quella roba che era più unita, anche se si facevano male. Ok. E quindi ho fatto, ammazza, ma che cazzo è sta roba? Porca bomba! Ma siamo bestemmiati, scusate. Sono venuti fin da Roma a trovarci, qui su a Milano, i Blair. E niente ragazzi, domanda di rito, presentatevi, come è nato il vostro progetto, come è nata la band? Ah, il progetto è nato in realtà senza di me, visto che nella formazione originale il primo cantante era Andrea, che salutiamo. Andrea Giacinti, e sono nati alla fine del 2018, inizio 2019, hanno fatto insomma una manciata di date a Roma e anche fuori, e dopodiché fine 2019 c'è stato un piccolo stop con l'uscita appunto di Andrea Eiko, il vecchio bassista, salutiamo anche lui. Io sono entrato praticamente 2 settimane prima che iniziasse la pandemia, cioè praticamente sono entrato io, boh, pandemia, perfetto. Poco dopo ci ha raggiunto anche Eugenio. La roba vecchia è stata poi, diciamo, riscritta. Le vecchie canzoni avevano un'impronta un po' più pestona, un po' più grezza. Eravamo molto beat down prima, adesso abbiamo influenze molto più metalcore, comunque anche molto dagli anni 90, da quel filone lì. Diciamo che ci siamo evoluti, diciamo. Se si può dire, ci siamo evoluti. Quindi su questo, quali sono le vostre influenze musicali, ovviamente, che vi hanno ispirato con la band e anche non? Quindi magari roba che può essere film, cinema, libri, arte, cosa ha creato i nuovi Blair? Sicuramente tutta l'ondata metalcore dei fine anni 90, inizio 2000 è abbastanza presente, insomma, è più che evidente questo. Poi, diciamo, ognuno di noi ha le sue influenze un po' più spiccate, e chi magari appunto preferisce i gruppi che hanno più quel beatdown, i gruppi che magari hanno l'impronta, anche come ho detto, anche l'impronta straight edge, visto che 3 di noi sono straight edge. Per quanto mi riguarda, a me personalmente, metalcore fino anni 90, inizio 2000. Alcuni di noi vengono dal metal, quindi le influenze sono inevitabili, si vede nei riff, nella scrittura, da parte di alcuni. Chi viene dal punk viene dal metal, bene o male ci si è mischiati, abbiamo trovato nel tempo, ancora dobbiamo trovarla, una identità che ci rappresenta più o meno discretamente, diciamo. Quel mix di punk e metal, hardcore. Quindi diciamo che riuscite a trovare, diciamo, una quadra nel marasma che state, diciamo... Ci proviamo. Esatto. Okay. E in questo marasma, quello che appunto vi esce, è qualcosa che è istintivo? Oppure con la vostra musica volete anche veicolare un messaggio o qualcosa? Secondo me è una buona via di mezzo tra le due cose, nel senso che un minimo devi essere istintivo quando scrivi. Poi ovviamente quello che esce d'istinto lo devi un po' riamalgamare in qualcosa che funzioni veramente. C'è qualche tematica in particolare che volete toccare? Allora, i testi, diciamo, come linea generale sono cose per la maggior parte introspettive, quindi magari parlano delle turbe che può avere una persona, insomma cose che riguardano battaglie interiori. Ovviamente non sono tutti così, per esempio io sono, insomma, siamo convinti che l'hardcore, come diciamo anche spesso sul palco, debba essere anche un minimo, passami il termine, insomma, politicizzato. La nostra canzone Cry for Angel, che tra l'altro è la prima che abbiamo scritto con la nuova formazione e tutto quanto, è la prima che è uscita, è una canzone che è antirazzista e antifascista, perché appunto crediamo che l'hardcore debba essere anche questo. Ma manco solo l'hardcore, il debate dovrebbe essere... punto e basta così, basta. E ci si prova. Cerchiamo di fare la nostra. L'odio solo nel mosh. No, neanche nel mosh. No, vabbè, odio benevolo. L'unica parte cattiva devono essere i riff. I riff devono essere cattivi. Poi in realtà ci abbracciamo a fine prove, sì, facciamo ovvio. I coccoloni, quindi... I bacetti a tutti quanti. Sì, siamo teneroni, sì, in realtà. Invece come estetica, come influenza? Immaginario, appunto. Allora, noi l'intro che mettiamo a tutti i live è del film Martyrs, uscito nel 2009, un film francese, adesso non mi ricordo. Pascal Lugier, spero di averlo pronunciato bene. Però insomma è un film, sicuramente l'horror ci piace a tutti, dai, parliamo, sei chiaro. Poi quello là è un film particolarmente crudo, particolarmente psicologico esatto. Mistico. Bello. Esatto. Interpretazione.
Ok. La parte molto sull'interiore, molto sulla trasfigurazione, appunto. Sì, se vogliamo. Spiritualità. Sì, comunque. I demoni interiori alla fine è quello, Martyrs. Il cinema ci ha molto influenzato, soprattutto alcuni di noi, insomma, siamo molto in fissa con l'horror, anche con l'horror italiano. Io personalmente, insomma, i B-movie o comunque la roba italiana pure anni 80. Il vostro film horror preferito in questo momento? Uno abbiamo appena citato. Per me Evil Dead, la casa, Evil che ci ho lottato qua. Escilo! Così di getto ti dico Halloween. Ok. Io ti dico Zombie 2 e poi ti dico L'Esorcista. Banalmente, ma da paura. Ci sta originale, quello nuovo. Il credente. Il B-movie. Vabbè, ma Planet Terror. Ah, dai. No, per me è Martyrs assolutamente, okay. nel cuore proprio scolpito. Ti conosco solo quello. E ti guardi sempre quella ripetizione. Una volta al giorno. Okay. Sai come sto alla fine del giorno? Come vivo. Blair, il vostro nome fa riferimento a Blair Witch Project. Sì, questa la spiego. Perché l'ex cantante stava fissa sempre con l'horror, con tutte queste influenze gotiche, stregonerie, queste cose. Molto witch pure. Witch, quindi veniva sempre proprio da Blair Witch Project. Che noi per anni abbiamo detto Blair perché siamo ignoranti. Però lo facciamo Blair. Dai, mica però informare sulla fonetica del nome del tuo gruppo. Perché no, questo è Blair. Però Blair è più bello. Prima abbiamo citato L'Esorcista. Per me Blair è anche un omaggio a Linda Blair, che è l'attrice che interpreta L'Esorcista. Okay. Quindi ognuno dà un po' la sua lettura al nome, ci sta. Non è che devi fare lo spiegone quando io ho fatto questo. Perché sì. Vedi te che significato gli dà, no. Cioè se dai il significato così apparecchiato, secondo me perde, ma in generale in tutto, cioè, anche nei film, nei fumetti, nella musica in al core. Tutto quanto, cioè se dai l'apparecchiamento del significato, secondo me perde. Parlando un po' della vostra ultima uscita musicale che è Cult, lo split con i Giorelia, come siete arrivati un po' a questo split e come avete conosciuto i Giorelia? Raccontateci un po' la lore di questa conoscenza. Racconto la lore. Vai. Quando è uscito Cry for Revenge, quindi 3 anni fa, letteralmente 3 anni fa, che era un pezzo scritto molto, cioè era vecchio cantante, suonavamo, era molto più lento, cioè anche se vai a comparare il pezzo registrato, il pezzo che facciamo live, sembrano quasi 2 pezzi diversi. Quindi era un pezzo dell'inizio dei nuovi Blair. E Nico, io non sapevo finalmente chi fosse Nico, il cantante di Giorelia, mi scrive: che bomba, sembra se io Space Cowboy, mezzo Inoculus, mezza roba, famo uno split. Io, ma chi è questo? Fatto bomba. E da lì io e lui abbiamo iniziato a diventare un po' più amici, tra concerti scrivo, beatdown, hardcore, tutto quanto, siamo conosciuti sempre di più. Poi che l'anno scorso abbiamo fatto un concerto insieme, ed era nata lo split così come idea ripresa da un'idea così, cioè proprio una proposta buffo, che noi avevamo un pezzo, loro avevano un EP, però nessuno di noi dopo anni è scoppiata sta cosa, oh famo uno split, oh, poi con quel live tra l'altro a Milano ci siamo proprio ritrovati, sì, come attitudini, come pensieri, come se avessimo sempre conosciuti grandi amiconi da una vita, quindi non potevamo non farlo. Avevamo gli stessi modi di pensare sulle cose, quindi molto simili. Fischelli come nome, soprattutto. Sì, ma pure è una delle poche band nuove che fanno un po' a braccetto la nostra. Cioè la condivisione è stata proprio spontanea, quindi eccoli. Abbiamo finito. Io. Stiamo parlando malissimo di Edoardo, ovviamente. Ciao, ciao. E quindi sì, così è nato lo split di Cult. Cult è nato il nome perché casualmente noi avevamo Blair Cult su Instagram e loro Giorelia Cult, come miliardi di altre band, abbiamo fatto vabbè. Non abbiamo l'immaginazione, l'abbiamo chiamato. Tra l'altro noi siamo Blair Cult, ma Blair è un neomelodico napoletano. Bellissimo. E Blair è pure un'altra band hardcore americana. Però il neomelodico vince. Il neomelodico, io volevo fare la fusione con il neomelodico. Neomelodic metalcore. La roba, insomma. Da approfondire, sicuramente. In definitiva, diciamo che se c'era una band con la quale fare uno split in quel momento, erano i Giorelia, senza cazzi, insomma. Pensare a Nino Dopo, con calma, ci arriviamo pure a Nino. Parlando appunto di scena, com'è quella romana? È diversa. Okay. Più scendi e più diventa diversa, secondo me. Ho sempre stato nella scena punk hardcore,
da mio fratello che c'aveva in Ofu, i Shredder, che sono band che hanno girato tanto in Ofu, hanno fatto due tour in America ed erano band punk hardcore, proprio punk hardcore. E però a Roma è quello, punto, e basta. Però cioè non è un dissing, no. Non è solo, però è neanche difficile. Così estremo. No, io vengo dalla Puglia, ovvio. Dal metal, cioè nei concerti gente così che non ha un cazzo da fare. Invece arrivato a Roma era una realtà assurda. Quello sì, no. Che per i romani magari è un po' difficile da accettare, però per chi viene da fuori ci sono concerti pieni di gente, super presi a bene, quindi... Ok, quello sì. In realtà però... c'è tanta roba a Roma, è molto settoriale, questo sì, sono sempre formati e concentrati su determinati generi che a Roma sono stati storici, però non dico che sono a compartimenti stagni, cioè molti hanno comunque delle influenze e comunque vedi tutti ai concerti, cioè dall'Oi allo Skin al punk a Bezia, punk e Toy, tutti. E questa è la cosa bella in realtà di Roma, perché questo si unisce anche al discorso dei centri sociali che sono sempre molto frequentati, purtroppo stanno diminuendo a Roma, questo è vero, da un paio d'anni stanno diminuendo, però devo dire che sono frequentati da gente di tutti i tipi. Anche io vengo dal sud e comunque sono arrivato a Roma nel 2009 e comunque alla fine, come un po' come Milano, penso in queste grandi città c'è la possibilità di comunque riscoprire tutto e poi capire pure quello che più ti piace. Comunque io a Roma ho scoperto, che ne so, i Walls of Jericho, tutta sta roba metalcore, roba sì proprio di basso rango, però voglio dire, alla fine anche ultimamente forse c'è stato un bel gap anche generazionale. Io comunque, cioè io sono dell'88, sono il più grande dei Blair, però c'è stato un po' un gap generazionale, però adesso è figo perché c'è di nuovo il giovane, c'è di nuovo il giovine e insomma c'è di nuovo il ragazzetto che sì, molto c'è sempre un po' la cultura dell'Oi, dello street punk, quello che vuoi, ma va bene così, però c'è anche molta gente fomentata sul nuovo, che poi sul nuovo non è più nuovo, ragazzi, okay. Ormai è roba che comunque esiste da... A una cosa che ha detto prima Stefano, Roma negli anni passati ha dato origine a band che oggi sono un culto, che sono diventate veramente storiche, un cult. Ma non c'è solo quello, cioè nel senso sono band che hanno fatto la storia 20 anni fa, 30 anni fa, per carità, cioè noi le portiamo su un piedistallo queste band, cioè ci hanno cresciuto, cazzarola. Però oggi siamo nel 2023, non c'è solo quello, purtroppo una cosa, adesso prendo un po' in contropiede quello che hanno detto loro forse, però una cosa che noto, che notiamo anche a Roma, che molte altre persone invece rimangono forse un po' troppo aggrappate al passato. Okay. Giusto fino a un certo punto, cioè è giusto buttare un occhio al passato, essere grati di quello che ci hanno dato le band nel passato, però cerchiamo di fare anche qualcosa di nuovo, cioè siamo nel 2023, ripeto, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Perché la musica parla della società in cui vivi, il punk, l'Oi che c'era 20 anni fa, per me non è adattabile alla società moderna, cioè ci sono altri temi, altre cose che succedono nella vita di tutti i giorni. Quello c'è come un sentimento, è una cosa a cui guardare e fare riferimento, ma bisogna guardare avanti comunque. È una questione anagrafica, dite, che a Roma le band che vanno di più magari sono legate a un retaggio più vecchio. E anche i ragazzetti sono... Cosa? È variegato. Spesso. Sì, è variegato, come no? Spesso anche magari noi vediamo anche magari giovani, addirittura più piccoli di noi, che se gli fai sentire qualcosa di diverso dall'arcore degli anni 80 di Roma, ti dicono, ma che è sta cosa? Ok. Quindi non è necessariamente, tu magari pensi che quelli che si ascoltano, che sono aggrappati a sta roba, da gente di una certa età. Non è sempre così. Ok. Purtroppo insomma, anche giovani. Anche il mosh non esiste tra gli anziani. Sì. Il mosh non esiste. Cioè il pogo. A Roma non si può mosciare. Perché a Roma sono esistite così poche band metalcore. Che questo me lo potete dire pure voi. Cioè, esistito quel metalcore. Nel 2000. Dal 2000 al 2010, 15. Ma pure prima. Secondo me c'è poca voglia di rischiare pure. Un po' la gente c'ha paura di fare la band diversa. Perché. Secondo fa vedere, secondo fa suonare, ma giustamente, cioè perché io voglio fare il concerto, ma voglio dirti che amici miei, e se faccio roba che poi fa schifo a tutti, ovviamente mi annoio. Quindi vai sul sicuro. E quindi vai sul sicuro, però non è, cioè non è, ripeto, non è un dissing, sono punti, pensieri diversi. Noi abbiamo sempre, cioè io ho imparato ad ascoltare l'hardcore grazie a Peppo. È la prima persona con cui ho suonato. Non lo penso. Veramente? Io ascolto Georgia Smith, Mac Miller. Volevamo fare la band hardcore.
e io la prima band hardcore che ho visto erano i Short Fuse, che ah, c'ho la maglietta, strano. E pensate, e io quando sono andato al concerto di Short Fuse era la prima mia esperienza da concerto hardcore che a noi tutti piace, che ho visto che la gente si piava a pizze, però si divertiva. Fai, che unisce, magari, però, ma quelli si stanno a prendere a pizze, però si stanno a divertire. E invece i punk stavano lì, c'erano situazioni che ovviamente vedi una roba e vai sulla cosa che ti ispira di più. Poi vengo dallo skate, sempre parlando da me, cose un po' più spericolate mi sono sempre piaciute di più. E ho visto quella roba che era più unita, anche se si facevano male. Okay. E quindi ho fatto, ammazza, ma che cazzo è sta roba? Porca bomba! Ma siamo bestemmiati, scusate. Voi ci assicurate che questa roba girerà solo nei canali lombardi e non scenderà nel Lazio? Quando andiamo a Roma domenica che ci due porconi. Odiati, non scenderemo mai più. Esilio. Parlando appunto un po' di date, voi siete indipendenti o siete sotto qualche etichetta? Indipendenti, al momento. Ok. Come fate a trovare tutte le date che fate? E se avete un piccolo consiglio magari da dare agli emergenti, a chi sta grazie agli iniziando... amici di cui parlavo prima. Ok, okay. È quello che fa vedere, però a Roma facciamo così, non guardare le braccia. Non so se rende. No, sì, ci sbattiamo decisamente. Anche quello è il bello, instaurare pure nuovi rapporti, ovviamente conoscendo la gente, parlando con la gente, ci aiutiamo. È bello il DIY, è figo. E il DIY, come pensiamo, può essere fatto anche in modo figo, serio, e quindi il DIY non significa fare le cose male, significa sbattere per fare le cose per conto tuo, però bene. Cose che abbiamo portato anche nelle registrazioni. Come l'EP, no? L'EP l'abbiamo fatto due guai, ma non significa che l'abbiamo fatto registrato con una patata. Siamo sbattuti, soprattutto quasi, il genio, però, che comunque. Quasi. Però sì, però noi siamo stracontenti dello split, soprattutto. Il DIY è un metodo di studio alternativo, non esclude lo studiare, anzi è ancora più difficile se è per questo. Quindi anche per i brani fate tutto quanto voi, oppure vi agganciate qualcun altro? Abbiamo fatto tutto noi perché abbiamo la fortuna che Eugenio sa fa quello che deve fare. Costruito praticamente uno studio a casa, sì. Lui. Quindi zitto, se affidiamo a lui e il master dello split l'abbiamo fatto fa a Davide, Davide di Rudimental, perché così tutto lo split sono uguale, però il mix e tutto quanto l'ha fatto Eugenio. Adesso dice che dovrete lavorare il doppio per trovare le date perché Roma vi blinderà. Siamo già fuori Roma perché non ci rientriamo, quindi saremo i nomadi dell'hardcore e troveremo date vagando. Prendiamo il camper che sta vicino alla Salerno. Non è una brutta idea, guarda che tanta roba, è una roba. La van life ci sta. Se doveste comprare un camper, no, quale camper prendereste? Attenzione. Se doveste descrivere la vostra musica con un'immagine o con più immagini? Con le grafiche che fanno sti due? È un domandone. Vabbè, detto colori, mo banalmente ti dico il bianco e nero, però nel bianco e nero c'è un sacco di ricerca compositiva, che è come se creassi un colore. Sono strategico, non mi fumo le canne, però non lo so, mi sono fatto sta pippa adesso. Siamo noi due che facciamo principalmente le grafiche del Short Fuse. Vabbè. Sì. Perché ho detto questa cosa? Short Fuse come Short Fuse quando hanno sbagliato. Questa l'ho detta perché così posso rientrare a Roma. Ok. Però. E comunque sì, diciamo molto l'immaginario anche horror. A me personalmente piace tanto e cerco di metterlo nelle grafiche. Ad esempio per questa serata abbiamo fatto anche in base a molto quello che fanno i Total Recall, c'era un chiaro riferimento anche a Atto di Forza, quella roba lì pure un po', quindi sì, Terminator, poi vabbè, io vengo da quei film molto anni 90 così, quindi sto in fissa. Facciamo un esperimento adesso, momento pedalino, foto dei pedalini. Vogliamo vedere il vostro gear, che cosa usate, i pedali. Questo è stato il primo concerto in cui ho suonato la mia nuova chitarra, presa ad agosto. È sudata un pochettino, ma volevo proprio questa. Già sudata. Diciamo che sì. Un'edizione speciale perché è il 40° anniversario di LTD, 200 copie al mondo. Quindi sono commosso. Questa 69esima. Minchia. Macismo a cannone. Sì, molto soddisfatto. Poi diciamo che ho praticamente
copiato tutto il gear, il Knock It Loose, quindi ah, okay, cioè dalla chitarra, okay, che non è questa, ma molto simile alla testata, che alla fine è la mini testata. Ma è la loro praticamente, quindi la mia Ibanez. Intanto cosa è successo lì? Qua? Cavolo, suonando. È l'arcore? Sì, è l'arcore. E qua è colpa della cinta, perché metto solo i pantaloni, la maglietta dentro i pantaloni. E ovviamente ho distrutto la chitarra. Ed è giusto così. Beh, e poi bello così, sì. Un dente d'argento mega trap. Perché appena comprata mi è zompato il micantino. Sì, è il micantino. E mi sono perso la selletta. Pazzesco. Me la sono persa. E ho trovato un'altra chitarra che c'ha una selletta uguale, simile. E ho fatto, ma chi se ne frega? Perché sennò dovevo comprare tutto il ponte che costa quanto la chitarra. Ma pare molto più bella, quindi, così, sinceramente. È così, questo dente è bellissimo. È gangster. In gergo si chiama il mobile della nonna. Sì, letteralmente mobile. Perché comunque è quello, vero? Beh, anche le graffiature sono quelle. Sì, no, tu invece hai due pedalini? Oh, l'accordatore, ovviamente, perché sennò. Questo è un boost. Che gli dà un po' di cicciottezza, un più violento. Sì. Però di base questa è la mia testata, che è una Randall. E di base io esco in distorto. E quindi ho il mio sound che sta fermo lì. Basta. E questo è un riverbero. Che ho perso. Che uso solo all'inizio di Fade In Horizon, che è l'ultima canzone con Giorelia. Che all'inizio c'è un arpeggio un po' metal, un po' scuro. E quindi uso quel riverbero, ma sta sempre spento. Quindi sempre molto secco. Essenziale, ma diretto. Sì, diretto, diretto. Corta, un CQ5. Un artisan, tra l'altro ho provato a cercare le specifiche su internet, non l'ho mai trovate. Okay. Nel unico senso che ho trovato. Esatto. No, non ho capito. Che non so neanche chi l'hanno fatto. Dovrei cercare. Vabbè, comunque. È attivo, una scalatura di corde un po' più grosse che suoniamo droppati un tono sotto rispetto allo standard, quindi 5 corde in là, nient'altro che un Helix, un LP, abbastanza semplice il percorso, c'ho un gate in entrata, un equalizzatore dove levo una frequenza che mi rompe veramente le palle, Darkglass B7K. Sì. Pedale volume e simulo tutto tramite, adesso quando levato, è un SVT4, okay, della Ampeg, con ovviamente una cassa, simulo anche la cassa. Per la voce prendo e strillo. Quando sono entrato nel Blair ho adottato un'altra tecnica rispetto a quella che usavo in precedenza. Io prima c'avevo anni fa un gruppo death metal, quindi usavo una tecnica completamente diversa. Usavo proprio il Fails Chord. Okay. Adesso invece, poi da quando ho iniziato a suonare con Blair, visto che volevo fare qualcosa di più, cioè non volevo quel growl cupo, proprio death metal, volevo una cosa un po' più hardcore. Okay. Poi mi sono imparato la tecnica shout, insomma il fry, la tecnica del fry. Okay. Che è un po' più strozzata come tecnica, però mi ci trovo molto bene, la preferisco tutta la vita, insomma. Sul versante batter invece? Io sono l'air drums. Io ho una batteria elettronica a casa. Quindi solitamente suonavo quella, però adesso ho acquistato un set della Pearl, quindi è il mio set finalmente personale acustico. Ho fatto un upgrade di pedale con il Tama Speed Cobra e a livello di piatti ultimamente mi sto trovando bene con i Mail Classic Custom serie metal. E spaccano, sono fighi perché sono abbastanza contenuti di prezzo. Però hanno una risonanza pazzesca e comunque equilibrata, quindi spaccano un botto. E vi faccio un'ultima domanda per chiudere, visto che siete tutti amanti del Morph, mossa di Tekken preferita. Mossa di Tekken preferita? E dimostrazione sul campo. Qui abbiamo un grande esponente della... Esatto, dimostrazione sul campo. Grande estimatore del Tekken. Esatto. Guarda, io sono un amante di Eddie. Nella finissima, perfetto. Ah, quindi a Capoeira. Capoeira. Esatto. Capoeira nel Mosh. È un ballo. Ho pensato che tu sia tipo l'unico. Lo odiano tutti. È un ballo. C'è dell'armonia comunque. Lo menavano sempre. Perché non sapevi come acchiapparlo. Perché era come troppo sempre in movimento. Se lo sapevi usare. O se non lo sapevi usare. Era la pippa se lo sapevi usare. La posso dire, la mossa più preferita. La mossa più bella dei Tekken era Yoshimitsu che si trafiggeva con la spada. Emo, è mo, basta. Mossa preferita, carcio un petto. Bella. La mossa preferita è vedere Tiziano che usa le persone durante
per fare il kickflip. Però al posto dello schizzo sei persone. C'è stata quella famosa foto di lui a Venezia al Corre che ragazza. È vero. Ha fatto lui, non so come ha fatto, ma l'ha fatto. A me quella. E poi tipo ha preso anche il braccio di un'altra persona in volo. Sì, in senso, mentre era sull'altro lato. Bellissimo. Ci riesce solo lui a fare questa cosa. C'era da dentro skater. I skater sono matti, perché il nostro primo cantante era ancora più pazzo di lui. E praticamente letteralmente camminava vicino ai muri per poi lanciarsi in stage diving dal muro in verticale sulla gente. Era un cazzo di ninja. Poi lo vedevi sul palco ed era impacciatissimo. Scattosissimo dal muro. Però c'era, insomma, c'era un mosh particolare. Salutiamo che non è potuto venire. Nel momento che ci stanno smontando tutto il fascio di sveglia, per farci capire veramente di levarci dai coglioni. Noi abbiamo la sveglia tra 4 ore. Perfetto. E non si sa se entrerete a Roma. Non si sa neanche quello mai. Quello no. Mai più. Ma tanto domani andiamo a Bologna a suonare. Ora basta. Ancora peggio. Ho preso il percorso da Nomad Hardcore. Stiamo scappando. Va bella. Allora vi salutiamo. Grazie ragazzi. Ragazzi, è stato un mega piacere. Grandi che vi sbattete un botto. E in un modo mega professionale. Quindi, dagli tutto a Worst.